volte tradito, a ogni uomo pentito torna a dar fiducia, perché egli è il buon pastore. Thank you.
sei un mondo che è pieno di illusioni, mi offre il miraggio del peccato, se la pace è sommersa dagli intrighi, ti cerco con tutta la stato, lo sai, son di terra, ma un sogno ha stampato nel mio cuore, ogni istante poter vivere per te. Oh Dio, mio Signore, in passato lo sai, son di terra, ma un sogno è stampato nel mio cuore, ogni istante per ogni uomo nei secoli.
capri? Gli risposero: Rabbì, che significa maestro, dove abiti? Le suore, i parenti e tutti voi qui presenti che avete sentito il bisogno di radunarvi a pregare con noi e ricordare in questo momento la vita di Don Giustino Russolino. Il brano del Vangelo illustra un itinerario proprio della persona che si mette a seguire il Signore e che possiamo sintetizzare con quattro verbi: cercare, venire, vedere, rimanere. È l'esperienza vocazionale, è la risposta ad una chiamata per cui chi cerca Cristo deve venire e vedere, chi cerca Cristo deve rimanere in Cristo. Infatti l'uomo non deve solo riconoscere, accogliere, vedere, credere, conoscere, amare, ma anche rimanere. Rimanere è essere con Cristo, rimanere nel suo amore. Ne scelse 12 perché stessero, rimanessero con lui. È stata questa ispirazione che ha portato Don Giustino dalla vocazione alla ricerca della sua santificazione, vivendo in modo divino la vita umana quotidiana. E la vita consacrata personale della sua comunità è stato uno spazio privilegiato di amore assoluto a Dio e al prossimo, riempito da un'ampia esaltazione della spiritualità. La vita consacrata è stata una confessio patris, confessio Christi, confessio Spiritus Sancti, cioè confessio Trinitatis. Anche San Paolo ci offre una riflessione sull'amore e fedeltà al sacerdozio da arrivare con la forza del Vangelo e della carità. La consapevolezza della chiamata infonde uno spirito di fortezza, di forza, di amore e di saggezza e capacità di soffrire il Vangelo. L'applicazione alla vita del servo di Dio Don Giustino Russolino è facile, perché si inquadra nello spirito del Vangelo e della lettera di Paolo a Timoteo. Ma pensiamo anche al Salmo responsoriale, e esso ci indica lo stile della vita. Il Signore è mia parte di eredità. Di questo gioisce il mio cuore. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo venga la corruzione. Intanto possiamo affermare che la storia della Trinità si racconta nella vita delle anime sante, tutto a lode e in gloria della Trinità. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Oggi così pregherebbe Don Giustino per ringraziare il Signore del dono della vocazione e del sacerdozio. Un carisma vocazionale che è uguale al carisma eucaristico. Il sacerdozio è per l'Eucaristia e l'Eucaristia è per il sacerdozio. Il vocazionario per il sacerdozio e l'Eucaristia della Chiesa e del popolo. Egli stesso, nel suo diario in prossimità dell'ordinazione sacerdotale verso il 20 settembre 1913, scrive: il Signore mi crea immediatamente e tutto per sé, non solo nel modo e relazione tutta singolare al sacerdozio suo. Egli mi vuole così per sé come se non potesse vivere senza di me. E difatti, senza il sacerdote non vivrebbe la sua vita eucaristica, ma è lui che l'ha voluto e l'ha voluto. Se è vero che trova le sue delizie con lo star tra gli uomini, è vero anche che il più vicino a sé vuole il sacerdote. Se deve immolarsi, lo vuole per il suo sacrificatore. Se deve comunicarsi alle anime, lo vuole per il suo mediatore. Se vuole restare con gli uomini, lo vuole per il suo inseparabile compagno. Solo nelle sue mani si abbandona a discrezione con una fiducia da far impazzire di gloria. Una sola cosa, un solo nome, una sola missione, una sola vita. Gesù è il sacerdote, Gesù è io. Che importa di tutto il resto? O come naturalmente ogni dovere si risolve in debito d'amore, ogni obbligazione si paga con amore, ogni bisogno si appaga nell'amore, ogni difficoltà si vince nell'amore, ogni mistero si comprende con l'amore e tutta la nostra
il suo stile di parroco, amato e stimato santo da tutti. La sua vita è stata perciò riempita costantemente dalla fede, dalla speranza, dalla carità, umiltà, sacrificio, fortezza delle prove, temperanza, castità, prudenza, giustizia, dolcezza. Vorrei coprire una parola, è stata una eucaristia. La culla di tanta spiritualità è stato non solo il rapporto diretto con la Trinità, con l'eucaristia, ma anche la costanza nella preghiera personale e soprattutto la devozione alla Madonna, seminando dappertutto Ave Maria. Il riconoscimento e il trasferimento dei suoi resti mortali vogliono farci rileggere in breve la storia di Don Solillo e richiamare la sua viva presenza in mezzo a noi, che attendiamo che si realizzi e completi l'iter della sua canonizzazione all'ode della Trinità. Don Giustino sia per noi, soprattutto voi e sue comunità, una sentinella che ci ricordi e ci indichi la via della santità. Uno scritto di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Silvio Padoini, Vescovo di Pozzuoli, a seguito della richiesta del 21 ottobre 1993 di Don Oreste Anella, postulatore della causa di canonizzazione del servo di Dio Don Giustino Solillo, parroco e fondatore delle Società Divine Conversioni, con il quale si chiede l'esumazione, il riconoscimento dei resti mortali di detto servo di Dio, conservati nella chiesa del vocazionario di Pianura, e una nuova sepoltura nella medesima chiesa, affidando l'incarico al Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano per le cause dei santi. Non potendo presiedere personalmente il Tribunale che deve procedere a tale riconoscimento, col presente decreto nomino e designo per la realizzazione dello stesso come delegato il reverendo Nunzio Elia, come promotore di giustizia il padre Pietro Zarrella, come notaio attuario il signor Lepore Massimo. Il nostro cancelliere informi le persone interessate dell'incarico loro affidato e le convochi nella mia residenza episcopale per il 18 novembre corrente anno, alle ore 10, affinché prestino il debito giuramento di compiere fedelmente il proprio ufficio. Col presente atto designo e nomino ugualmente il professor dottor Felice D'Onofrio e il dottor Crescenzo De Stefano, periti medici, il signor Vittorio Volpe e il signor Giuseppe Minogono, operaio. Dette persone presteranno il debito giuramento davanti al reverendissimo Nunzio Elia che ho delegato, dato in nato il 21 ottobre 1996. Riconoscimento e trasferimento dei resti mortali del servo di Dio Don Giustino Russolillo. Giuro di compiere fedelmente il compito affidatomi. Che Dio mi aiuti e mi assistano questi santi evangeli. Pietro Zarrella, promotore di giustizia per il riconoscimento e trasferimento dei resti mortali del servo di Dio, Don Giustino Russolillo, giuro di compiere fedelmente il compito affidato, che Dio mi aiuti e mi assista in questi santi Vangeli. Io, Massimo Lepore, notaio attuario per il riconoscimento e trasferimento dei resti mortali del servo di Dio, Don Giustino Russolillo, giuro di compiere fedelmente il compito affidato. Che Dio mi aiuti e mi assistano questi santi Vangeli.
Io, professor Felice D'Onofrio, perito medico per il riconoscimento e trasferimento dei resti mortali del servo di Dio Don Giusino Russolillo, giuro di compiere fedelmente il compito affidatomi, che Dio mi aiuti e mi assistano questi santi evangeli. Crescenzo De Stefano, perito medico per il riconoscimento e trasferimento dei resti mortali del servo di Dio Don Giustino Russolillo, giuro di compiere fedelmente il compito affidatomi. Che Dio mi aiuti e mi assistano questi santi Vangeli. Cielo dicono giuro. Giuro. Come avete visto, abbiamo attraverso la celebrazione della parola introdotto questo atto che può sembrare quasi formale, materiale, ma proprio per dare rispetto a ciò che facciamo e soprattutto rispetto a un servo di Dio, noi abbiamo intonato in questa celebrazione per fare in modo che non diventi soltanto un atto veramente materiale, come vedrete, ma che ci aiuti a pensare e a ripensare Don Giustino anche alla nostra vita di impegno nazionale, come abbiamo detto veramente. Per cui conserviamo questo raccoglimento mentre si compiono questi atti materiali. Si ritrova
togliere questa lastra davanti. Vabbè, dobbiamo togliere questa. Sì. Salma, nessun rogito, tranne che un pezzo di giornale. Poi, se tenete la porta chiusa, al padre generale, al circolatore. La portano subito, la portano subito. Un attimo che serve da prenderla. Della tua divina volontà.
Ave Maria, piena di grazia, Signore, e benedizione, questa famiglia religiosa, nella tua Chiesa. Tre famiglie religiose vocazioniste, votate al servizio delle mille vocazioni, concedono di essere sempre vive. Oh,
Lui mi ha detto di far mettere la cera l'acqua così, poi vediamo. Oggi su Maria Giuseppe Mansueti, tu vieni di cuore. Oggi su perdonare le nostre colpe, per sempre. Ma guarda, lo vogliono le sue. Dai, no, le vogliono le sue. Primo mistero contemporaneo. La risurrezione di Gesù, Padre nostro che sei in cielo. Piacere, i quattro consiglieri che devono portare la bara, i quattro consiglieri soltanto. Signor Spirito e Sulto e Dio mio Salvatore, che ti ha portato l'unità di nostra Ciuccio. Il nostro cuore insieme al vostro.
Figlio allo Spirito Santo, nel principio e sempre nei secoli, amen. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Prega per noi. Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Prega per noi. Prega per noi, Figlio allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Prega per noi. Prega. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Tutti insieme ringraziamo Dio Trinità, noi canteremo. Gloria al Padre ed al Figlio
e dallo Spirito Santo, come era nel principio, Padre, Figlio e Spirito Santo, la tua volontà si adempia, il tuo amore trionfi, la tua gloria rispetta in me e in tutti, sempre più come in te stessa, o mio Dio e mio Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito. Tutti gli altri dopo gentilmente. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli, nei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli, amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli, amen. I consiglieri generali. Desidero in questo momento, a nome di tutti i padri, delle suore, delle apostole della santificazione universale, dei fedeli di Pianura, ringraziare con tutto il cuore padre Nunzio D'Elia, con tutti i componenti del Tribunale Ecclesiastico Campano per le cause dei santi, perché con la loro disponibilità, con la loro bontà, ci hanno consentito di portare
a conclusione questo primo passo, adesso ci uniamo alla preghiera dei fedeli, sperando che la Beata Trinità ci faccia il dono di vederlo glorificato al più presto sugli altari. Amen. L'ultima foto per i sacerdoti, per piacere. Chi sacerdote vuole venire, venga. La foto. Non così, per la foto vi dovete girare di qua, almeno abbastanza. Passate dietro, di là, per la foto, di là, di dietro.